Buongiorno a tutti, buon giovedì. Oggi è giovedì, ma non so quando caricherò questo video. È passato forse quasi una settimana, forse quasi una settimana dall'ultimo video, perché lo scorso l'ho registrato venerdì, sabato, domenica. Alla fine ho messo insieme più giorni, infatti è uscito abbastanza lungo. E nulla, anche oggi sarà un vlog, un video molto, molto semplice qui a casa. Oddio, che voce è. Stamattina mi sono svegliata prestissimo, alle 6:30, non so perché, in realtà so perché alle 6:30 ero sveglia con gli occhi sbarrati e non riuscivo più ad addormentarmi, perché pensavo a tutte le cose che dovevo fare oggi, comunque nei prossimi giorni, e non ho più preso sonno. Quindi alla fine alle 7 mi sono svegliata. Io ho fatto già qualcosina e adesso devo assolutamente andare a fare la spesa, ma per forza. Non è neanche tardissimo in realtà, cioè sono già 10:20, però considerando che già stamattina ho fatto tante cose, non è poi così tardi. Vado a fare la spesa perché il nostro frigorifero, se ve lo faccio vedere, piange, ma proprio piange letteralmente, non c'è dentro nulla, perché di solito noi andiamo a fare la spesa nel weekend, o sabato o domenica andiamo insieme, andiamo una volta alla settimana, facciamo insomma la spesa settimanale, e poi, a meno che ci sia proprio una necessità, e quindi magari vado io dopo lavoro, prima di lavoro, a prendere due cosine, ma è molto molto raro. Per il resto noi andiamo soltanto una volta alla settimana. Ci piace farla insieme perché ci piace insomma scegliere le cose da prendere e ci troviamo meglio farle insieme, anche perché poi siamo molto più veloci. Però lui, potendo farla solo nel weekend, di solito andiamo sabato e domenica. Questo sabato non siamo andati perché, come avete visto nel vlog, la mattina ho lavorato, il pomeriggio siamo andati a ritirare la torta, abbiamo allestito tutto per la festa, poi è arrivata ora, insomma è arrivata la cena, e quindi non siamo riusciti ad andare. Domenica mattina l'abbiamo preso un po' con calma, quindi abbiamo dormicchiato, ci siamo svegliati con calma. Il pomeriggio ho lavorato, quindi non siamo andati neanche domenica. Ieri non sono andata, lunedì non sono andata, martedì era il mio compleanno, non sono andata, vado oggi che è giovedì, ma andrò qui in paese. Di solito invece andiamo al Tosano, però oggi non faccio una spesa insomma più veloce qui nel supermercato che ho qui, ovvero vado al Conad. Magari dopo vi faccio vedere cosa ho preso, anche se più o meno sono sempre le stesse cose che prendiamo. Però devo dire che, non avendo fatto la spesa domenica, quindi nel weekend, siamo riusciti a smaltire cose che di solito teniamo nel frigorifero o in freezer e che continuiamo a rimandare. E questo devo dire che non è male, perché adesso il frigorifero è proprio vuoto, invece di solito quando andiamo a fare la spesa qualcosina c'è sempre. E va a finire che magari resta lì per più a lungo, perché è quella cosa che magari mangiamo meno volentieri o mangiamo più raramente. Quindi continuiamo a dire: facciamo la prossima volta, facciamo domani, alla fine resta lì in frigorifero. Invece, facendo così, cosa c'è, Gioia? Guarda che non sto andando con te. Vado a fare la spesa lì che gira tutto intorno. Lei, quando è contenta, gira intorno, e secondo me ha capito male. Comunque dicevo, di solito insomma ci sono delle cose che in frigorifero teniamo, invece stavolta un po' di qua e un po' di là abbiamo smaltito praticamente tutto, quindi sono contenta. Dai, buongiorno, cosa hai capito? Ormai adesso che sta arrivando la bella stagione, ormai diciamo si può dire che è arrivata. Cosa facciamo la sera, noi tutte le sere dopo cena? Andiamo a fare una passeggiata, vero? Con Gioia e con Mocha, che adesso sta dormendo beata. E secondo me lei adesso ha capito male, perché ha visto che mi sono cambiata e pensa di andare. Però vado soltanto io, noi andiamo più tardi o magari stasera, ok? Quando muove la testa così mi fa proprio morire. Gioia, buongiorno, buongiorno bellissima. Ecco, vuoi uscire? Vedete come fa quando è contenta? Vuoi uscire? È che ti apro. Tra l'altro oggi giornata meravigliosa. Piano. Vai. E ovviamente qui sulla porta di casa c'è un bel sasso bianco. Rieccomi tornata, spesa fatta. C'è il robot, non so se si vede che sta andando, perché sono le 11 passate. 11:20, lui come sempre alle 11 parte. E mi passa per bene tutto. Sono troppo soddisfatta del programma settimanale che ho fatto, perché va due volte al giorno, poco prima di pranzo,
quindi per passare la mattinata, dopo la mattinata e dopo va dopo l'ora di cena. Fantastico, si è chiuso perché deve continuare a lavorare, invece io oggi sono a casa, che bello, tra l'altro giornata meravigliosa, c'è un sole magnifico, fa anche parecchio caldo, infatti sono senza caldo, senza calze, ho il vestitino proprio perché si sta da Dio. Vi faccio velocemente uno svuoto alla spesa, non ho preso chissà cosa, anche perché diciamo le scorte come pasta, sughi, riso, tutte quelle cose lì le abbiamo. Era più che altro carne, che non avevamo più, e ho ordinato anche la grigliata perché sono entrata, c'era un profumo di pesce che mi ha fatto venire una collina in bocca, quindi ho ordinato la grigliata di pesce per stasera, ma soltanto per me, perché come vi ho detto prima, Ste non mangia pesce se non i calamari, per il resto non mangia nulla. Quindi mangerò tutto io e lui si farà probabilmente l'hamburger che ho preso poco fa. Ho riempito soltanto una busta, che devo dire però è parecchio grande, e ho preso, vabbè, lo Scottex perché l'avevamo proprio finito e noi questo lo utilizziamo tanto. Vabbè, ho preso questo del Conad. Sulle marche non mi soffermo, di solito vario, dipende un po' da quello che mi capita, magari dalle offerte, non c'è una cosa precisa che compro sempre, sono alcune cose. Poi dei panini, io non vado mai, ma proprio mai dal fornaio a prendere il pane fresco, cioè mai successo, e quindi quando magari abbiamo voglia di pane lo prendiamo al supermercato e poi lo congeliamo, perché con la fantastica funzione che ho nel microonde del decongelamento, in un attimo il panino surgelato è bello, caldo, morbido, perfetto per essere mangiato. È una funzione del microonde che mi fa impazzire, infatti molto spesso lo utilizziamo. Poi olio extravergine d'oliva l'avevo finito, quindi ho preso questo. Di solito per l'olio prendo questo della Sagra. Poi ho preso giusto un succo di frutta, questo senza zuccheri aggiunti, alla pesca, di solito vario, pesca oppure albicocca, e normalmente la marca che prendo è sempre questa. Poi dentifricio, perché stamattina ho utilizzato proprio l'ultima puntina di dentifricio perché era finito anche quello, e anche per quanto riguarda il dentifricio vario, ci piace variare, però questo è uno dei nostri preferiti, il Blan X, mi piace molto, anche il sapore che poi lascia insomma in bocca mi piace. Poi ho preso il grana padano DOP grattugiato, questo io di solito lo utilizzo per fare o i burger di zucchine oppure da mettere nel risotto sulla pasta, non perché non sono un amante, però nel risotto, nel burger, oppure fatemi pensare anche per fare i peperoni gratinati al forno, il formaggio mi piace metterlo, però non siamo amanti del formaggio, infatti l'unico formaggio che prendiamo è questo, il grana già grattugiato. Poi, per quanto riguarda verdura, invece ho preso 6 zucchine, queste mi piacciono sempre e le compro ogni settimana. Poi ho preso 2 peperoni rossi, io sono un amante dei peperoni rossi, sono i miei preferiti. Il verde proprio non lo riesco a mangiare, il giallo sì, ma se posso scegliere li prendo rossi. Infatti mi piacerebbe fare in questi giorni i peperoni gratinati al forno. Poi ho preso delle pesca noce, ne ho prese 5. Poi mozzarelle, queste ho per fare la piadina o per fare una semplicemente una caprese. I pomodorini ad esempio li avevo ancora, mi erano avanzati, quindi quelli non li ho presi. Poi asparagi per fare un bel risottino di asparagi, erano in offerta, quindi ho preso anche una confezione di asparagi. Poi per quando magari vado al lavoro e voglio di qualcosina da bere più sfizioso rispetto all'acqua, ho preso questi succhi all'albicocca. Diciamo che oggi è stata un po' una rarità, perché normalmente non li prendo. Poi sottilette, io non le mangio, però stessi di solito le mette o nel burger al posto del cheddar oppure per farsi il toast. Io non amo le sottilette, non mi piacciono proprio. Poi fettuccine, anche queste erano in offerta di Giovanni Rana, queste ci piace farle con il pesto e quindi ogni tanto se le trovo in offerta, ok, le prendo. Poi yogurt, ho preso soltanto questi 3 al caffè, che sono i preferiti di Ste, perché poi avevo ancora qualche
confezione di quelli che mangio io in frigorifero, non li ho ancora finiti, quindi per me non li ho presi. Poi ho preso delle piadine, queste sono tre, piadina romagnola. E queste forse non le ho mai provate, non penso di no. E anche per quanto riguarda la piadina, di solito vado un po', prendo un po' quello che mi capita, non c'è una marca precisa. Poi ho preso questi della Molino Bianco, pan gris con farina integrale, praticamente dei grissini più rustici da mangiare magari con degli affettati o per un aperitivo. Poi un sacco di patate, o per da fare al forno oppure per fare il purè. Infatti ho il latte, vorrei fare, non oppure oggi pomeriggio potrei fare il purè da abbinare con la grigliata di pesce di stasera, quasi quasi. Poi passando alla carne, ho preso i bocconcini di petto di pollo, questi proprio della marca Conad. Questi di solito li faccio infarinati con un po' di rosmarino e vengono buonissimi. Poi prosciutto crudo era in offerta, questo è uno dei preferiti di Ste, e quindi ho preso tre confezioni. Questo è già è questo che prende, sì, oddio, mi sta venendo il dubbio, sì, mi sa che è questo che prende, vabbè, prosciutto crudo per Ste. Poi un hamburger, io mangio l'hamburger ma raramente, e soltanto quando lo prendiamo tipo da sport da qualche parte, altrimenti fatto in casa non lo mangio mai. E poi le ultime cose che ho preso, sempre carne, perché come vi ho detto io sono un amante del pesce, ma quello lo prendo diciamo in abbondanza, poi lo congelo, quindi quello ce l'ho. Ho preso le costine da fare ai ferri, che mangio molto volentieri, e devo dire che anche le cagnoline apprezzano quando facciamo la grigliata. Poi delle salamine e due confezioni di petto di pollo, le sottilissime, quelle dell'Aia. Quando prendiamo il pollo, se nel supermercato dove vado trovo queste, prendo queste perché sono quelle secondo me più buone, le più sottili che si trovano in giro, e ho preso due confezioni di queste. Nulla, la spesa che ho fatto è questa, adesso vado a mettere tutto via. Non ho preso niente di surgelato, strano ma vero, perché di solito qualcosa da congelare lo prendo sempre. Invece oggi sono stata brava, anche perché ho il freezer, diciamo, ancora mezzo pieno, quindi per ora non mi serviva niente. Abbiamo finito di pranzare, ho riordinato tutto, adesso ne approfitto per farvi vedere alcuni dei regali di compleanno. Uno si può notare lì, una pianta, il regalo di Ste è qui. Poi qui c'è un bouquet meraviglioso che dopo vi faccio vedere, anche se avendo ormai una settimana certi fiori si sono leggermente, cioè si sono rovinati alcuni, non tutti, in realtà soltanto le calle, penso che si chiamino calle, per il resto è ancora bello. Poi c'è un altro pacchettino qui, insomma adesso vi faccio vedere velocemente tutto quanto. Direi di partire da questo, visto che ce l'ho qui a portata di mano. Confezione bellissima, infatti questa la voglio conservare perché la trovo molto molto carina. Ve lo faccio vedere meglio da qui. Ecco, questo è il sacchettino e all'interno c'è un profumatore per ambienti, dopo lo apro. Sapete che io utilizzo tantissimo, profumo Brezza Marina, sapete che io utilizzo tanto i diffusori per profumare la casa, quindi dopo questo lo apro. Infatti qui sulla cucina ad esempio ho, vediamo, non è a fuoco, ho messo il nuovo diffusore, questo qua di Ava & May. Questo è Maiorca, la fragranza è buonissima. I loro diffusori, non so perché continua ad andare via la messa a fuoco, ok, i loro diffusori hanno una durata di circa 4 settimane. Il tappino in legno e i bastoncini sono in rattan di alta qualità. Sono tutte fragranze che non danno fastidio, non fanno venire il mal di testa. E questo, l'ho risposto di qua perché si vede meglio, all'interno ha la nota dolce data dalla pesca, poi c'è la magnolia e l'avocado. È proprio un profumo fresco e perfetto per l'estate. Infatti mi piace talmente tanto che l'ho messo qui al centro dell'isola insieme a un'altra candelina che ho quasi finito, praticamente è andata, potrei anche accenderla così la faccio andare del tutto, visto che manca, ce n'è davvero poca.
Poi un altro regalo è questa pianta verde con queste sfumature bellissime. Guardate che bella, è molto molto piena, cioè si sviluppa molto in larghezza, a differenza di questa che invece si sviluppa in altezza, e l'ho messa nella fioriera più alta dove, se vi ricordate nello scorso vlog, non c'era nulla e è stata riempita anche lei. Con questo regalo mi piace tantissimo. Poi le cose belle sia di questa pianta che di questa è che non hanno bisogno di troppa attenzione. Io le do da bere una volta a settimana ed è più che sufficiente. Si mantengono proprio belle senza impegno. Qui invece, oltre ai palloncini, perché ci sono ancora i palloncini di compleanno, uno è qui, il 3 è là e qui abbiamo lo 0. Questo è il bouquet che, aspettate che mi giro di qua che si vede poco, che mi ha regalato mia sorella. Abbiamo come colori il rosa, il bianco, c'è un po' di azzurro qua, è bellissimo, è molto molto grande. Tra l'altro l'avevo messo dentro con questo tipo, questo velettino, questa confezione regalo, diciamo così, con tanto di fiocco. Alla fine mi sono dimenticata e non l'ho ancora tolto. Forse è meglio toglierlo. Sono andata a togliere tutto, ho cambiato anche l'acqua già che c'ero. Mi piace tantissimo come ci sta sul tavolo, va proprio a riempire. Peccato però che il bouquet durerà ancora boh, qualche giorno, 4-5 giorni, forse una settimana, non lo so. Ho tagliato anche, ho tolto il fiore quello rovinato. E c'è anche questo che è sempre lo stesso, sempre una calla, che vedete anche questa si è rovinata leggermente, però tutti gli altri sono ancora bellissimi. Mi piace proprio tanto il colore, il bianco, il rosa, l'azzurro, le varie sfumature, i vari fiori che sono stati utilizzati. Brava, 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 mia sorella ha proprio azzeccato i colori. Mi sono messa comoda per farvi vedere il regalo di sé. Vabbè, i miei genitori invece mi hanno dato la mancia perché non sapevano cosa farmi, quindi hanno detto: ti diamo i soldi, fai quello che vuoi. E io li ho messi da parte e ho detto: bene, quando mi viene una nuova idea pazza, qualche magari cambiamento da fare in casa, sono già, ho già qualcosina insomma da parte da investire nella casa. Comunque, a parte questo, qui all'interno di questa borsettina c'è il regalo di Ste. Oggi l'ho utilizzato per la prima volta. Sacchettino recuperato. Guardate un po' qua che cosa mi ha regalato. Quando ho visto la scatola ho immaginato perché gli avevo già detto che mi sarebbe piaciuto cambiare questa cosa e alla fine ci è arrivato e mi è arrivato questo regalo, insomma, per i 30 anni. Era da tanto che volevo cambiare il portafoglio. Dovete sapere che io sono tipo 5, forse 6 anni addirittura, che utilizzavo un portafoglio molto grande. Magari adesso lo recupero e ve lo faccio vedere. Di Stradivarius, che mi ha dato anche dei problemi perché a volte quando entravo nei negozi come Zara, a volte capitava. Forse anche H&M, comunque se fuori negozio un po' in generale così, mi suonava sempre l'antitaccheggio ed era sempre colpa del portafoglio, anche se non c'era niente di particolare, ma solo una grandissima etichetta che faceva ogni volta, cioè ogni volta, molto spesso suonare l'antitaccheggio. E mi ha sempre dato noia questa cosa, però mi ero anche un po' stufata del portafoglio molto grande. Volevo cambiarlo e ci ha pensato lui. Questa è la sua scatolina, facciamo un veloce unboxing. Qui c'è il sacchettino e questo è il portafoglio che mi ha regalato. Io prima utilizzavo questo, ma in realtà da tantissimi, tantissimi anni, ancora prima di avere questo, ne avevo un altro, sempre di questa misura, quindi con la cerniera sui tre lati, molto molto grande, super capiente, ci stanno davvero dentro tante cose, dalle banconote a tanta moneta, perché anche lo spazio per la moneta comunque è bello grande, ci sono tanti spazi per le tessere, per le carte di credito, eccetera. Però, come vedete, è una misura parecchio grande. E ad esempio, nelle borsettine, nelle pochette, comunque nelle borse piccole, come ad esempio questa, cioè capite che è praticamente quasi più grande della pochette, non ci sta. Quindi, quando utilizzavo questa borsa, dovevo sempre prendere i soldi o la carta di credito ed infilarli magari in una pochettina piccolina.
che ci stesse poi all'interno di questa borsa, oppure metterli semplicemente così all'interno del taschino che c'è qui dietro. E quindi volevo cambiare questo benedetto portafoglio ed è arrivato lui. Ve lo faccio vedere, tanto dentro non ho praticamente nulla. Qui dietro, cioè qui sotto, cioè nella parte dietro, quindi questa è la parte davanti con il logo che è in argento, ma c'è anche dorato. Qui dietro c'è un taschino. Io ad esempio qui ho messo il bancomat perché stamattina appunto sono andata a fare la spesa e lo volevo subito comodo a portata di mano, quindi l'ho messo qui dietro. E l'interno è così. Qui c'è la parte dedicata alle banconote, nella parte qui in alto. Qui ci sono tre e tre da questa parte spazi per le carte di credito. Ci sono due fessure anche qui, una qui sotto se vedete, una sotto ancora, stessa cosa dall'altra parte. E poi qui, quindi sopra alla chiusura, cioè sotto alla chiusura diciamo, c'è la zip, si vede, sì, la zip dove mettere le monete. Sicuramente rispetto al portamonete che avevo da questa parte, qui c'è molto meno spazio, però mi piace perché è bello compatto, è piccolino, ci sta, come vi dicevo prima, bene all'interno di borse più piccole, come ad esempio questa, cioè vedete, ci sta proprio perfettamente, volendoci ancora spazio poi leggermente qui laterale, e quindi come misura adesso la preferisco. Sono stata contentissima quando ho visto il regalo, mi piace proprio tanto, è fatto molto molto bene. Mi sono data una sistemata al trucco perché ero truccata tipo da stamattina alle 8 e era andato praticamente via tutto. Ho messo il nuovo blush di Pixi che mi è arrivato circa 2 settimane fa ed è un blush tipo in crema che si stende benissimo con una rapidità pazzesca, tac tac, fatto. Ho messo anche un gloss, vado a recuperare la cena, nel frattempo l'hamburger di Stella l'ho già messo, speriamo che si ricordi che l'hamburger sta andando perché è una chiamata di lavoro, se si dimentica lo brucia, però vediamo. Recupero il telefono e vado a prendere il mio pisciolino che non vedo l'ora di mangiare perché ho fame, fame, fame. Grigliatina di pesce recuperata. Allora c'è un trancio di salmone, gli spiedini, cioè lo spiedino con i calamari, uno scampo, un gamberone e questo che ho il branzino. Yummy! Ha un profumino. Avevo paura che non mi bastasse perché non l'avevo mai preso e dal peso sembrava poco, invece per me è più che sufficiente. Alla fine è comunque una porzione. Però non ho preparato il purè e quindi nulla. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Moca! Cosa vuoi? Cosa sei venuta a chiedere te? Siamo usciti a fare una passeggiata. Moca e Gioia lì più avanti. Vai! Vai! Avanti! Avanti! Bravissima Gioia, che ci aspetti! Siamo appena arrivati a casa, siamo passati a prendere anche un gelatino che durante la strada ho mangiato praticamente questo, quello che è rimasto, però di solito il cono non lo mangio sempre, dipende, tipo oggi non mi va, quindi lo butterò adesso. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Nulla, se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale, un bacione e a presto, ciao! C'è qui Mochina e Gioia che mi stanno puntando perché ho il cono gelato.